Oggi vi mostro come si lavora il punto a rete. Questa è una sciarpina già iniziata, vi ricordo di montare sempre un numero di maglie pari. Dopodiché il lavoro è sempre lo stesso, sia dal dritto che dal rovescio. Io inizio lavorando una maglia a rovescio, diciamo la prima maglia al rovescio, un gettato, due maglie insieme al rovescio, di nuovo un gettato al rovescio. Due maglie insieme al rovescio. E così fino alla fine del ferro. Quando si arriva verso la fine, si lavorano le due maglie insieme al rovescio, un gettato, le penultime due maglie al rovescio, non si lavora il gettato, ma si prende l'ultima maglia direttamente e si lavora al rovescio. Una volta finito il ferro, tirate un po' in giù le maglie, poi si riparte dall'altro lato sempre con una maglia a rovescio, il gettato a rovescio e le due maglie prese insieme a rovescio. Si continua così fino alla lunghezza desiderata. Vi ricordo che sia per quanto riguarda la lavorazione in cotone che in lana, dovete utilizzare sempre dei ferri più grandi rispetto a quelli consigliati dalla fascetta. In questo caso il mio filato è da ferro 4 e io ho utilizzato un 8. Buon lavoro a tutti e alla prossima!